E l'onda lunga di un trasferimento che lo scorso fine gennaio aveva fatto discutere, quello di José Macin dal Pescara al Parma e che ora sfocia nel provvedimento della Procura federale che ha deferito davanti al Tribunale federale nazionale la società del Fino Pescara, il presidente Daniele Sebastiani, il calciatore José Macin e il collaboratore della società Pietro Falcogno, responsabile del settore marketing. È proprio intorno alla figura di quest'ultimo che ruota il deferimento, poiché da persona addetta alle vendite nello store ufficiale del Pescara e assunto da una società partecipata al 100% dalla Delfino Pescara e successivamente appunto responsabile marketing della società Biancazzurra ha preso parte alla costituzione della società di procura sportiva SP Group SRL di Simone Pepe con quota del 40%, dunque in posizione di conflitto di interessi. La stessa società con cui Macina ha sottoscritto un contratto di procura poco prima dell'operazione di trasferimento del calciatore guineano al Parma. A Sebastiani, Falcone e Macin, la procura contesta la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, di cui è l'articolo 1 bis, 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Sebastiani per non aver evitato la già citata situazione di conflitto. Macin per, si legge nel deferimento, aver stipulato in data 31 gennaio 2019 un contratto di rappresentanza con la società SP Group SRL, comunicato alla Commissione Procuratori Sportivi il 4 febbraio 2019 apponendovi falcone. La data del 28 gennaio 2019. Delfino Pescara deferita per responsabilità diretta e oggettiva. La vicenda è scaturita da una denuncia dell'avvocato Donato Di Campli, procuratore di Macin fino allo scorso gennaio. Il presidente Sebastiani ha detto di essere stato già ascoltato alcune settimane fa e ha fatto sapere che dal suo punto di vista società e deferiti sono estranei alla vicenda e che non rischiano nulla, in particolare perché quando Falconio è diventato responsabile marketing ha smesso di essere socio della società di procura, dunque ben prima di questa operazione, fatti che ora saranno vagliati dai giudici del Tribunale Federale Nazionale in caso di eventuale condanna la società rischia fino ad un'ammenda, i deferiti rischiano, nella peggiore delle ipotesi, una squalifica.